L'ermeneutica di Gadamer. L'ermeneutica, intesa nel senso disciplinare del termine, cioè come metodologia o teoria elaborata e consapevole dell'interpretazione, è un prodotto tipicamente moderno. Del resto, è proprio negli ultimi secoli, a partire dal Rinascimento e dalla Riforma protestante, che l'ermeneutica, inizialmente ristretta al campo specifico dell'esegesi dotta nella tarda antichità o all'esegesi biblica con il cristianesimo, si è aperta a questioni riguardanti ogni tipo di testo. Ciò è accaduto soprattutto con Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, per il quale l'interpretazione viene a significare la comprensione di ogni testo il cui senso non sia immediatamente evidente a causa di qualche distanza linguistica, storica, psicologica, eccetera. Questo processo di universalizzazione dell'ermeneutica, che con Diltei risulta estesa alla totalità della conoscenza storico-spirituale, ha trovato un ulteriore momento di radicalizzazione con Heidegger, nel quale il comprendere si configura come una delle strutture costitutive dell'esserci. L'essere nel mondo si accompagna da sempre a una comprensione o precomprensione del mondo che si concretizza nel linguaggio. In particolare, nel paragrafo 32 di Essere e Tempo, che costituisce uno dei capisaldi del pensiero ermeneutico, Heidegger afferma che l'interpretazione è l'articolazione o lo sviluppo interno della comprensione, attraverso cui la comprensione, comprendendo, si appropria di ciò che ha compreso. Heidegger si rifà esplicitamente Gadamer, la figura di maggiore rilievo dell'ermeneutica contemporanea, e il pensatore che più di ogni altro ha contribuito a fare dell'ermeneutica non solo un discorso tecnico sulle modalità del comprendere, ma una teoria filosofica generale sull'uomo e sull'essere. Hans Georg Gadamer nacque nel 1900 a Marburgo, laureatosi a Natorp nel 1922, consegue la libera docenza con Heidegger nel 1929, insegna a Marburgo, Lipsia, Francoforte e dal 1949 a Heidelberg, dove succede a Jaspers. Muore a Heidelberg nel 2002. Il suo scritto fondamentale è Verità e metodo, lineamenti di un'ermeneutica filosofica, del 1960. Gadamer dichiara che lo scopo della sua indagine non è quello di fissare una serie di norme tecniche del processo interpretativo, ma quello di mettere in luce le condizioni del comprendere, cioè di chiarire i modi nei quali si articola il fenomeno interpretativo. Così come Kant non aveva avuto l'intenzione di prescrivere alle scienze le norme del suo procedimento, ma si era limitato a porre il problema filosofico delle condizioni che rendono possibili la conoscenza e la scienza, allo stesso modo Gadamer non si propone di esibire una metodologia normativa per le scienze e lo spirito, ma solo di suscitare un dibattito filosofico sulle condizioni di possibilità della comprensione. Gadamer intende inoltre mostrare come il comprendere non sia uno dei possibili atteggiamenti del soggetto, limitato solo ad ambiti particolari della sua esperienza, ma coincida con il modo di essere dell'esistenza come tale. Da ciò deriva l'universalità dell'ermeneutica. Infine, Gadamer si propone di illustrare come nel comprendere si realizzi un'esperienza di verità
e di senso irriducibile al metodo della scienza, ossia a quel tipo di sapere che persegue l'ideale di una conoscenza obiettiva e neutrale del mondo. Da ciò il rapporto di tensione suggerito dal titolo del capolavoro di Gadamer tra verità ermeneutica e metodo scientifico. Opponendosi allo scientismo moderno, Gadamer incentra la sua analisi sulle esperienze specifiche extrametodiche di verità che esistono, pur collocandosi fuori dall'area conoscitiva della scienza e che risultano fondamentali per l'uomo, e sono la filosofia, l'arte, la storia. Leggiamo da un brano illuminante da Verità e Metodo. La ricerca che segue, scrive Gadamer, si oppone alla pretesa di universale dominio della metodologia scientifica. Il suo intento è quello di studiare, ovunque essa si dia, l'esperienza di verità che oltrepassa l'ambito sottoposto al controllo della metodologia scientifica e di ricercarne la specifica legittimazione. Le scienze dello spirito vengono così ad avvicinarsi a quei tipi di esperienza che stanno al di fuori della scienza, all'esperienza filosofica, all'esperienza dell'arte, all'esperienza della storia stessa. Tutte queste sono forme di esperienza in cui si annuncia una verità che non può essere verificata con i mezzi metodici della scienza. Gadamer critica la tendenza moderna a scorgere nel fatto artistico una zona segregata e asettica dello spirito. Se così fosse, infatti, l'arte non avrebbe nulla da spartire né con la realtà concreta né con le questioni del vero e del falso. A questa teoria dell'arte come bella apparenza, Gadamer fa corrispondere la coscienza estetica, la cui operazione tipica è di mettere in moto un processo astraente, battezzato differenziazione estetica, che consiste nella separazione dell'opera dal suo contesto originario vitale e nella fruizione del suo puro valore estetico. Un esempio concreto di tutto ciò è il museo nel quale l'opera d'arte viene strappata dal suo mondo originario per divenire patrimonio di una temporale coscienza estetica, e parallelamente assistiamo ad un'opera di sradicamento sociale dell'artista, il quale viene assimilato ad un outsider o a un bohemien privo di radici e ruoli definiti. Contro questo modo di rapportarsi al fenomeno estetico, Gadamer obietta che l'arte non è una fantasticheria surreale priva di qualsiasi portata veritativa e di qualsiasi effetto concreto. L'arte non è un evento onirico, ma un'esperienza del mondo, e nel mondo che modifica radicalmente chi la fa, ampliando la comprensione che egli ha di se stesso e della realtà che lo circonda. Un poema, un dipinto o una sinfonia non sono entità innocue, ma eventi che aprono un mondo offrendo, secondo l'insegnamento di Heidegger, una nuova illuminazione del senso riposto delle cose. Dopo aver contestato l'esteticismo moderno, Gadamer elabora una complessa ontologia dell'opera d'arte, volta a metterne in luce la natura di gioco. Come ogni gioco, infatti, l'arte vive nelle sue infinite realizzazioni e interpretazioni, e come il gioco ha un primato rispetto ai singoli giocatori, artisti e fruitori dell'opera d'arte, in quanto gode di un'autonoma realtà e consistenza che trascendono la soggettività degli individui coinvolti. Da questa definizione dell'arte nasce il problema dell'incontro o della mediazione
tra il mondo originario dell'opera e il mondo dell'interprete fruitore. L'estetica deve risolversi nell'ermeneutica, scrive Gadamer, intendendo appunto evidenziare come la fruizione dell'opera d'arte comporti il problema più generale dell'interpretazione, ossia della messa in luce per il presente del significato proprio del passato, problema che Gadamer affronta nella seconda sezione di Verità e Metodo, elaborando la sua specifica teoria ermeneutica. Gadamer sostiene che l'interpretante può accedere all'interpretato solo tramite una serie di precomprensioni o di pregiudizi. La mente dell'interprete è abitata da un insieme di attese o di schemi di senso, ovvero da una molteplicità di linee orientative provvisorie che costituiscono nel loro insieme una serie di ipotesi di decodificazione dell'interpretato stesso. Questa situazione circolare, in base alla quale ciò che si deve comprendere è già in parte compreso, costituisce il cosiddetto circolo ermeneutico che Heidegger, secondo Gadamer, avrebbe avuto il merito di non degradare a circolo viciosus, considerandolo piuttosto non solo come qualcosa di ineliminabile, ma anche una condizione positiva del conoscere, ovvero come l'unica maniera per accedere all'interpretandum. Anzi, Heidegger ci avrebbe fatto capire come il problema non sia quello di sbarazzarsi del circolo, ma piuttosto quello di prenderne coscienza. Il circolo ermeneutico non comporta la chiusura dell'interpretante in se stesso, ma una sua programmatica apertura all'alterità del testo. Infatti, invece di rimanere avviluppato nella ragnatela soggettiva delle sue precomprensioni, l'interpretante, in seguito all'impatto con l'interpretato, si vede costretto a mettere alla prova la legittimità delle proprie anticipazioni, sottintendendo l'impossibilità di un punto di vista metasituazionale da cui guardare il mondo, ed evidenziando come la comprensione storica sia essa stessa un evento storicamente condizionato. La teoria del circolo ermeneutico si configura come una significativa attestazione del carattere storico finito della razionalità umana, la quale, come mostrano i pregiudizi che la abitano, non è un'entità autocreatrice, ma un progetto gettato, come dice Heidegger, che si trova ad esistere in un indeterminato orizzonte storico, da cui eredita una specifica mentalità o memoria culturale. La teoria del circolo ermeneutico si accompagna in Gadamer ad una delle dottrine più caratteristiche del suo pensiero, ossia alla riabilitazione dei pregiudizi delle autorità e della tradizione. Gadamer chiarisce come i pregiudizi non siano qualcosa di necessariamente falso. Secondo uno schema di matrice baconiana e illuministica che ha influenzato tutta la cultura moderna, poiché accanto ai pregiudizi falsi e illegittimi esistono i pregiudizi veri e legittimi. In secondo luogo, Gadamer mette in luce come i pregiudizi facciano parte integrante della nostra realtà di esseri sociali e storici, in quanto, molto prima di arrivare ad un'autocomprensione attraverso la riflessione esplicita, noi ci comprendiamo attraverso schemi irriflessi nella famiglia, nella società, nello Stato, al punto che una loro ipotetica illuminazione coinciderebbe di fatto con l'annullamento del nostro io concreto. Parallelamente all'opera di riabilitazione dei pregiudizi, Gadamer
ha tentato una riabilitazione filosofica del concetto di autorità, affermando che essa non implica necessariamente obbedienza cieca e abdicazione alla ragione e alla libertà, intesa in modo umano e positivo, ossia come legame tra persone ragionevoli e non come rapporto tra bruti e violenti. L'autorità risiede piuttosto in un atto di riconoscimento o di conoscenza, cioè nell'atto in cui si riconosce che l'altro ci è superiore in giudizio e intelligenza, per cui il suo giudizio ha la preminenza. Adeguatamente concepita, l'autorità si basa quindi su una libera scelta della ragione dell'individuo che, conscio dei suoi limiti, concede fiducia al miglior giudizio altrui. L'essenza dell'autorità che rivendica l'educatore, il superiore, lo specialista, consiste proprio in questo. Ne segue il riconoscimento della distinzione tra autorità e autoritarismo, poiché la vera autorità non ha bisogno di affermarsi in modo autoritario. Analogamente, per quanto concerne la tradizione, Gadamer chiarisce come sia la critica illuministica della tradizione, sia la sua riabilitazione romantica, non colgono la verità della sua essenza storica. Di fronte all'ingenua pretesa illuministica di sbarazzarsi della tradizione, si erge infatti la pretesa romantica di stabilire delle tradizioni radicate davanti alle quali la ragione dovrebbe solo tacere, dimenticando che la tradizione, per essere umanamente tale, ha bisogno di essere liberamente e razionalmente accettata. Anche la più solida e autentica delle tradizioni non si sviluppa naturalmente in virtù dello sforzo di persistenza di ciò che una volta si è verificato, ma ha bisogno di essere accettata, di essere adottata e coltivata. In ogni caso, l'uomo non può collocarsi fuori dalla tradizione, poiché quest'ultima fa parte della sostanza storica del suo essere. Le condizioni del comprendere. Secondo Gadamer, si deve ammettere che l'interpretandum rispetto all'interpretans risulta estraneo e familiare al tempo stesso. Ora, se l'estraneità sottolineata dalla distanza temporale è dovuta al carattere di alterità dell'oggetto interpretato, la familiarità è dovuta al fatto che interpretante e interpretato appartengono entrambi ad un medesimo processo storico, grazie a cui sono in rapporto tra di loro. Detto altrimenti, la lontananza temporale tra interpretante e interpretato non è un abisso vuoto, ma uno spazio riempito dalla tradizione, la quale funge appunto da trade union tra i due poli dell'avventura ermeneutica. Questa circostanza trova una delucidazione nell'importante e complesso concetto di storia degli effetti, il quale, in una delle sue valenze di fondo, allude al fatto che l'interprete può accingersi al compito interpretativo solo sulla base di una serie di interpretazioni già date, ovvero, parlando in termini ancora più generali, sulla scorta degli effetti prodotti da un determinato evento. Per fare un esempio, io posso rapportarmi alla filosofia di Kant solo sulla base delle interpretazioni che di essa sono state date, ovvero sulla scorta della fortuna che essa ha incontrato attraverso i secoli o degli effetti nei quali si è concretizzata la sua presenza nella storia. Come si può notare, del concetto di storia degli effetti a Gadamer non interessa tanto l'aspetto metodologico normativo, ovvero la prescrizione di integrare l'intendimento di un evento del passato con l'analisi della sua fortuna presso i posteri, quanto l'aspetto teoretico trascendentale, cioè la constatazione di una condizione di fondo del comprendere storico, dice Gadamer in Verità e Metodo. Non si vuol dire infatti che la ricerca debba sviluppare una tale storia degli effetti accanto allo studio dell'opera come tale.
Il precetto ha invece un significato teoretico. La coscienza storica deve prendere consapevolezza del fatto che nella pretesa immediatezza con la quale essa si mette davanti all'opera o al dato storico, agisce anche sempre, sebbene inconsapevole e quindi non controllata, questa struttura della storia degli effetti. Il principio della storia degli effetti trova corrispondenza nella coscienza della determinazione storica, ossia nella consapevolezza della nostra storicità costitutiva o del nostro essere esposti agli effetti della storia. Tale coscienza ci impedisce di studiare la storia, come in fondo voleva lo storicismo ottocentesco, da un preteso punto di vista neutrale e quindi di fatto metastorico. Appurata la storicità invalicabile del nostro essere e del nostro comprendere, l'incontro ermeneutico non potrà più consistere, secondo Gadamer, in un ingenuo tentativo di mettere tra parentesi se stessi e il proprio presente, ma in una fusione di orizzonti in virtù della quale il proprio tempo non è annullato, ma posto al servizio della comprensione del tempo altrui. Questa fusione è resa possibile non da qualche artificio metodico, ma, come ben sappiamo, da quel nesso vivente tra passato e presente che è la tradizione storica, nesso che fonda appunto la specifica verità extrametodica delle scienze dello spirito. Gadamer esemplifica il concetto di fusione degli orizzonti tramite la contrapposizione tra Schleiermacher ed Hegel. Il primo, ispirandosi all'ideale della ricostruzione, concepisce la fatica ermeneutica nei termini di un rigoroso oblio del presente a favore di un'oggettiva riproduzione del passato. Il secondo, Hegel, ispirandosi all'ideale dell'integrazione, insiste sull'impossibilità di recuperare il passato e dichiara che le opere trascorse sono simili a frutti staccati dall'albero. Per Hegel, quindi, l'unico modo per stabilire un rapporto vitale con esse non è quello di andare alla ricerca dell'originario perduto, ma quello di pensare il loro significato trascorso sulla base della nostra situazione presente. L'attività ermeneutica assume quindi la forma di un dialogo tra presente e passato. Più in particolare, ritenendo che l'essenza del sapere consista platonicamente nell'arte del domandare, Gadamer scorge nel dialogo e quindi nella dialettica di domanda e risposta il fulcro dell'esperienza ermeneutica. Il testo, che nasce come risposta a una domanda, ci pone a sua volta determinate domande e noi, sollecitati dal suo interrogare, poniamo adesso nuovi interrogativi nell'ambito di un processo infinito nel corso del quale ogni risposta si configura come una nuova domanda. I concetti di coscienza della determinazione storica e di fusione degli orizzonti escludono programmaticamente la possibilità di un sapere assoluto. Infatti, prendendo posizione contro Hegel, che si qualifica come il costante e decisivo termine di confronto dell'ermeneutica, Gadamer dichiara che l'uomo non può mai trascendere i propri limiti e la propria storicità in direzione di un sapere totale e concluso, e in quanto il nostro sapere storico-ermeneutico è e rimane strutturalmente parziale, costitutivamente aperto, cioè inevitabilmente finito. Per cui, pur essendo d'accordo con Hegel nel sottolineare la storicità del nostro essere, Gadamer condivide la rivendicazione di Kant della finitudine del nostro sapere. Quindi, per sintetizzare, i concetti centrali dell'analisi gadameriana della comprensione sono il circolo ermeneutico, la riabilitazione dei pregiudizi, la riabilitazione dell'autorità, la riabilitazione della tradizione, la lontananza temporale, la storia degli effetti, la coscienza della determinazione storica, la fusione degli orizzonti,
e il dialogo ermeneutico come dialettica di domanda e risposta. L'impresa ermeneutica implica una tensione tra estraneità e familiarità. Se l'interpretato fosse completamente estraneo, il lavoro ermeneutico sarebbe infatti condannato allo scacco, mentre se fosse completamente familiare non avrebbe senso lo sforzo interpretativo. Pertanto si deve ammettere che l'interpretato rispetto all'interpretante risulti estraneo e familiare allo stesso tempo. Nella terza sezione di Verità e Metodo, Gadamer prende in considerazione il linguaggio, mostrando come tutti i caratteri dell'esperienza ermeneutica esistano solo in virtù del linguaggio e come linguaggio. Anzi, respingendo la concezione strumentalistica del linguaggio, cioè la dottrina prevalente della cultura occidentale secondo cui esso sarebbe un insieme di immagini della realtà oppure di segni convenzionali per esprimere un mondo prelinguisticamente noto, Gadamer sostiene che il linguaggio fa tutt'uno con la nostra esperienza concreta delle cose, al punto che non c'è cosa dove viene meno il linguaggio, poiché la parola appartiene in qualche modo alla cosa stessa e non è qualcosa come un segno accidentale legato esteriormente alla cosa. Questa riconosciuta assolutezza e intrascendibilità del linguaggio, motivata dal fatto che ogni incontro con le cose si risolve in un incontro linguistico, porta Gadamer alla tesi chiave della sua ontologia ermeneutica. L'essere che può venire compreso è il linguaggio. Questa formula apodittica, con questa formula apodittica, Gadamer non intende solo evidenziare tautologicamente che all'uomo risulta intelligibile ciò che è strutturato come linguaggio, ma intende dire più profondamente che l'essere è linguaggio, ossia che tutte le forme di vita sono linguaggio e come tali possono venire esperite e comprese. Questa identificazione dell'essere con il linguaggio rappresenta la condizione stessa dell'ermeneutica. Infatti, dire che l'essere è linguaggio significa dire che l'essere in generale e l'essere umano in particolare, che sussiste concretamente sotto forma di discorsi, libri, opere d'arte, eccetera, è interpretazione. Da ciò l'equazione essere uguale linguaggio uguale interpretazione, che suggerisce l'idea di un autodisvelamento dell'essere nel linguaggio e nell'interpretazione. Autodisvelamento che per Gadamer ha il carattere di un processo interminabile. Nelle ultime pagine di Verità e Metodo, Gadamer, insistendo sul fatto che l'esperienza ermeneutica possiede la medesima struttura ontologica dell'esperienza del bello, dichiara che il concetto di verità sotteso all'esperienza ermeneutica implica che nell'incontro con i testi, analogamente all'incontro con la bellezza, le cose belle sono quelle il cui valore rifulge di per sé, qualcosa si autoimponga come tale. In altri termini, rifacendosi ad un antico aspetto costitutivo della verità, antitetico al moderno metodologismo scientifico, Gadamer lascia intendere che la verità ermeneutica non sia il risultato di una conquista metodica oggettivamente accertabile, ma il frutto di un'extra metodica autopresentazione della cosa al soggetto. Dice Gadamer in Verità e Metodo: quando comprendiamo un testo, il significato di esso ci si impone esattamente come ci avvince il bello. Gadamer articola la sua concezione della verità come eventualità extra metodica mediante i concetti di appartenenza e di gioco. Per appartenenza egli intende una situazione in cui non si ha tanto un agire del soggetto sulla cosa, quanto un agire della cosa, la verità, la tradizione, il linguaggio, l'opera d'arte, sul soggetto,
ovvero la dottrina di impronta heideggeriana e antiumanistica, secondo cui la comprensione è un momento dell'essere stesso e non anzitutto un fatto del soggetto. Con l'idea di gioco inteso come un processo che possiede un primato rispetto ai suoi protagonisti, Gadamer ribadisce come la verità, e il linguaggio in cui essa si manifesta, sia un evento di cui l'uomo non è il soggetto, ma il tramite. Infatti, nel gioco della verità e del linguaggio, chi gioca veramente non è l'uomo, ma sono la verità e il linguaggio. In altri termini, la verità non è mai un umanistico afferrare qualcosa, ma un ontologico appartenere a qualcosa, all'essere linguaggio incarnato nelle varie comunità e tradizioni storiche che ci possiede e ci supera. Da ciò l'idea del gioco come metafora dei nostri rapporti con il mondo, anzi con la metafora stessa del mondo concepito come gioco infinito, ovvero come un'inesauribile autorappresentazione o automanifestazione dell'essere nel linguaggio. Pur celebrando Hegel per l'impostazione antisoggettivistica della sua filosofia e per il superamento dello spirito soggettivo in quello oggettivo, Gadamer, che ha un senso kantiano della finitudine dell'uomo, si differenzia dall'autore dell'enciclopedia per la negazione risoluta di ogni ideale di sapere assoluto e di possesso definitivo del vero. Infatti, come abbiamo già detto, sebbene la verità si illumini platonicamente nel dialogo, prospettato come modello di ogni esperienza di verità, l'interpretazione si configura come un compito senza fine. Dice Gadamer, la messa in luce del senso vero contenuto in un testo o in una produzione artistica non giunge ad un certo punto alla sua conclusione, è in realtà un processo infinito. Dall'affermazione che l'uomo non appartiene a se stesso, bensì a qualcosa che va al di là del soggetto, come la tradizione, la verità e il linguaggio, emerge come, pur ispirandosi all'antiumanismo e all'ontocentrismo di Heidegger, Gadamer non segua il filosofo Heidegger negli sviluppi più esoterici e antimoderni del suo pensiero, a cominciare dall'interpretazione della civiltà occidentale nei termini di oblio dell'essere. Tant'è vero che Habermas, con felice espressione, vedrà nell'ermeneutica gadameriana una sorta di urbanizzazione della filosofia heideggeriana. L'allontanamento gadameriano dalle problematiche più silvestri dell'heideggerismo si è concretizzato nella focalizzazione della portata pratica dell'ermeneutica e del sapere in generale. La scienza, dice Gadamer, non è un'anonima quintessenza di verità, ma una posizione umana di fronte alla vita. Tale focalizzazione ha fatto di Gadamer uno degli autori di spicco della cosiddetta riabilitazione della filosofia pratica. Persuaso tuttavia che la ragione non possa ridursi a pura razionalità strumentale ed efficientistica, su questo punto il teorico dell'ermeneutica è completamente d'accordo con i francofortesi, Gadamer ha auspicato l'avvento di una saggezza in grado di affrontare i problemi politici ed etici connessi allo sviluppo tecnico e scientifico della società moderna. Una saggezza responsabile e aperta ai riconoscimenti provenienti dalla coscienza comune incarnata nella tradizione vivente dei popoli. Parallelamente, Gadamer si è fatto portavoce della solidarietà planetaria e della necessità di un dialogo della filosofia occidentale con le altre culture, dall'Islam alle grandi civiltà dell'est asiatico. Prestare ascolto ad ogni voce e lasciare che ci dica qualcosa. Questo è l'arduo compito che ogni uomo si trova di fronte a sé e con argomenti persuasivi. Questo è il compito proprio della filosofia.